Mercoledì mattina, ore 12, in tutta Italia i vigili del fuoco, almeno quelli che non sono impegnati in operazioni di soccorso, abbassano l'elmetto, incrociano le braccia e osservano un minuto di silenzio. Un omaggio ai loro colleghi deceduti il lunedì scorso ad Alessandria, dove un'esplosione in una cascina abbandonata ha causato la morte di tre di loro, assieme al ferimento di altri due pompieri e un carabiniere. Un episodio su cui deve essere ancora fatta piena chiarezza. Dicevo anche stamattina ai miei uomini, siamo fra virgolette abituati a queste situazioni, purtroppo non è la prima volta e in questo momento si pensa anche alle famiglie, si pensa anche alle mogli, ai figli, al modo anche con cui avvengono queste tragedie, insomma ci sono dei filmati che sono strazianti e è sicuramente uno shock che cerchiamo di metabolizzare anche col nostro lavoro. Un lavoro che spesso viene fatto tra mille difficoltà e che denunciano in molti non è riconosciuto a pieno. 1.200 euro lo stipendio mensile di un vigile del fuoco, sempre pronto a fare il suo eroico dovere in qualsiasi condizione. Non è un problema di eroismo, è un problema di gratificazione. Abbiamo la fortuna di fare questo lavoro che per cui poi anche nell'intervento più banale ti senti utile per qualcuno. Fondamentalmente è un lavoro che si fa volentieri,